Amici sportivi, amici fantallenatori e soprattutto amici del Fantamondiale, del Mondiale di Qatar 2022, il canale, come sapete, vi rappresenta in tutto e per tutto quello che sarà il prossimo mondiale entusiasmante che verrà appunto domenica prossima. Oggi noi ripercorriamo un po' le orme del gruppo C per andare un po' a scoprire quattro nazionali importanti che danno vita sicuramente a una grande e accesa battaglia nel gruppo C e anche chiaramente per quanto riguarda il titolo mondiale, visto che in questo gruppo, nel gruppo C, si è piazzata l'Argentina, quindi dobbiamo obbligatoriamente rendere un po' onore a quello che è una delle nazionali favorite e andare un po' ad approfondire il tema di questo gruppo molto molto interessante. Partiamo con la Polonia. Polonia qui rappresentata dal mitico Robert Lewandowski, Polonia che è al ranking FIFA numero 26, si schiera con un 3-4-2-1 mediamente o un 3-5-2. C'è Szczęsny in porta, Bednarek, Grealish, Kivior, Frankowski con Krychowiak, Linetti, giocatore del Torino, Grosicki, Zielinski, giocatore del Napoli, Szymański e poi Lewandowski, la punta centrale di questa bellissima Polonia, allenatore Michniewicz, e giocheranno appunto, come detto, col Messico, l'Arabia Saudita e con l'Argentina. Il primo match sarà proprio contro il Messico, di fatto quasi uno spareggio per decretare quello che potrebbe essere la seconda squadra del girone, poi il secondo turno contro l'Arabia Saudita, l'ultimo turno contro l'Argentina, quindi un calendario abbastanza favorevole per quanto riguarda la Polonia. Pronostico per la Polonia in lotta per il secondo posto del girone, occhio, oltre a Lewandowski anche a Zalewski e anche a Milik, che sono giocatori che giocano in Italia. Per quanto riguarda invece Fantamondiale, direi che chiaramente il semi-top di questa squadra è Lewandowski, non lo mettiamo come top perché singolarmente sarebbe un top. Ma come detto, nell'arco della squadra lo inseriamo come semi-top, idem Zielinski. Come regolarista possiamo metterci Linetti, come rivelazione chiaramente Kivior, giocatore dello Spezia, che ha tanto ben impressionato anche in nazionale. La Polonia si è qualificata al mondiale attraverso i playoff europei. I polacchi, come detto, sono inseriti nel girone con Messico, Arabia Saudita e Argentina. La stella lo conoscete, è Robert Lewandowski. E qual è l'obiettivo della Polonia? È un po' vendicare Russia 2018, dove di fatto non ha fatto benissimo. Nelle qualificazioni ha fatto 20 punti in 10 partite, ma comunque è arrivata seconda dietro l'Inghilterra, quindi ha dovuto affrontare nei playoff la Svezia e l'ha battuta, quindi nazionale che appunto si è qualificata per Qatar 2022. Attenzione perché il nuovo mister Michniewicz prende il posto di Paulo Sousa, nominato proprio poco prima dei playoff, e per questo motivo c'è stato un po' di polemica in Polonia, ma chiaramente ha fatto ottimi risultati, si è qualificato, quindi molto bene per lui. È un giocatore che parla molto con i giocatori, quindi un buon comunicatore. Robert Lewandowski è, come detto, il giocatore più importante della nazionale polacca, votato come Best FIFA Man Player per 2 anni consecutivi, giocatore dell'anno per l'UEFA, 12 volte calciatore dell'anno tra Polonia e Germania, 7 volte capocannoniere della Bundesliga, vincitore della Coppa del Mondo FIFA per club con la sua squadra di club, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, 10 volte campione della Bundesliga, 4 volte vincitore della Coppa di Germania, insomma, un giocatore clamoroso, 312 gol in 384 presenze. Lui sa solo segnare anche nazionale, 134 presenze e 76 gol segnati, quindi sicuramente il gol è casa sua. Attenzione che però non ha segnato nemmeno un gol alla unica precedente competizione mondiale, quella di Russia 2018, quindi una statistica che deve essere destinata a cambiare sicuramente con Qatar 2022. Quindi massima, massima attenzione su Robert Lewandowski. Per quanto riguarda la potenziale sorpresa, oltre a Kivior c'è anche Nicola Zaleski, figlio di genitori polacchi. Zaleski è nato e cresciuto in Italia, ha fatto la trafila delle giovanili con la Roma, è promosso in prima squadra e Mourinho lo sta sfruttando molto molto bene, e ovviamente però non è nelle file della nazionale italiana perché ha scelto di stare con la nazionale polacca, quindi Zalewski quest'anno ci sarà al mondiale a differenza dei giocatori italiani. Quindi attenzione sulla Polonia. Passiamo all'altra squadra del girone C, cioè il Messico. Messico anche con un uomo chiave importante, Irving Lozano, Chucky, la bambola assassina, giocatore del Napoli, fondamentale in questa cavalcata del Napoli in Serie A. Vedremo se appunto sarà una cavalcata importante anche in ottica mondiale con il suo Messico. Messico che ha un ranking FIFA importante, è al posto numero 13, si schiera con un 4-3-3
Ciocio al quinto mondiale per lui, poi Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Alvarez, Lainez, Lozano, Jimenez, questo potenziale probabile 11 di partenza. Mister è Gerardo il Tata Martino, primo match contro la Polonia come detto, secondo match contro l'Argentina, ultimo match contro l'Arabia Saudita, insomma non un calendario favorevolissimo per quanto riguarda il Messico, anche egli in lotta per il secondo posto. Attenzione perché il Messico vuole sfatare il tabù degli ottavi. I messicani sognano in grande rispetto agli ultimi risultati tentennanti. È stato eliminato infatti gli ottavi di finale nelle ultime 7 edizioni. Il top player è Lozano, Diego Lainez, sostituirà Corona. Un po' di polemiche in patria perché appunto il Messico fatica a sorpassare gli ottavi e quindi questa è un po' la missione per questo Qatar 2022. Attenzione perché l'allenatore Gerard Tata Martino è un giocatore, è un allenatore che conosce molto bene le fasi finali, ex allenatore di Paraguay e Argentina, un giocatore chiave come detto Irving Lozano, spunti di qualità importanti, impressionanti, sicuramente è l'arma del Messico per un mondiale di successo. Chucky ha giocato a Russia 2018 ed è balzato l'attenzione del mondo per il canto lui dedicato ai tifosi del Tri, intonato sulle note di Seven Nation Army del gruppo musicale The White Stripes. Lozano ha segnato il gol che ha regalato al Messico la storica vittoria sulla Germania nella fase girone Russia 2018. Un anno dopo quella rassegna ridata si è trasferito in Italia a Napoli per la cifra più alta mai pagata per un giocatore messicano e si è ritrovato uno spazio importante in una squadra che è attualmente in testa alla nostra Serie A. Attenzione, da giocatore da tenere d'occhio, sicuramente Ochoa al quinto mondiale, Herrera come semi-top e regolarista, Jimenez, il Chucky Lozano come detto come semi-top e soprattutto attenzione a Diego Lainez, è uno dei giocatori più giovani a disposizione del Tata Martino e anche considerato dalla stampa calcistica europea come uno dei talenti emergenti più interessanti negli ultimi 5 anni, deve ancora esprimere il suo pieno potenziale, ma è classe 2000, ha tutto per fare bene. In Qatar si è messo in luce in patria con la maglia dell'America di Città del Messico, nel 19 si è trasferito in Spagna Real Betis, un po' di mancanza di opportunità in prima squadra, si è trasferito poi in prestito allo Sporting Braga dove si sta disimpegnando in maniera ottimale e ha appunto ottenuto il pass per i mondiali. Medaglia di bronzo a Tokyo 2020 alle Olimpiadi, è uno dei calciatori più interessanti del Messico, in gioventù ha rappresentato il paese in tutte le categorie, si è distinto sempre per la sua classe, soprannominato come spesso succede il Messi messicano. Qatar 2022 potrebbe dargli l'opportunità di mostrare al mondo il suo valore. In un'intervista a The Athletic l'ex allenatore della Tri Riccardo La Volpe ha spiegato perché lo ha paragonato così tanto a Messi: fisicamente sono simili, hanno anche comune l'abilità nel dribbling e la creatività. Sono certo che Diego continuerà a migliorare e si rivelerà molto importante per il futuro del Messico. Quindi massima attenzione a Diego Lainez come potenziale giocatore importante anche per voi al Fanta Mondiale. Altra nazionale importante, l'Arabia Saudita, che può essere un po' sottovalutata da tutti. Arabia Saudita ha un ranking FIFA pari al numero 51, 4-2-3-1. I nomi sono sempre un po' complicati come quelli della Corea del Sud. In porta Al-Wais, Al-Garim, Al-Bulahi, Al-Amri, Al-Sharani, Al-Fahmi, Otaif, Al-Muwalid, Baibri, Al-Wazari e Burkinan. Questi sono giocatori dell'Arabia Saudita, allenatore in francese Hervé Renard, giocherà il primo match contro l'Argentina, quindi match quasi proibitivo, poi contro la Polonia, poi contro il Messico. Ha perso una partita nelle ultime 18, come pronostico outsider, e ha la stessa partecipazione nella Coppa del Mondo. Attenzione, perché l'Arabia Saudita potrebbe essere sottovalutata, ma potrebbe far bene, mi avviso, anche in questo mondiale come outsider. La migliore performance l'ha avuta nel 94 con la qualificazione agli ottavi di finale. Attenzione perché la Federcalcio ha deciso di prendere come mister questo signore di 53 anni, se non ricordo male, vado a recuperare l'età subito. 53 anni, perfetto. Appunto, si è messo subito all'opera per cercare di cambiare le cose, cambiate in corsa, ha avuto un impatto importante. Vi segnalo 5 nomi.
diciamo, discreti come riempimento per il vostro fantamondiale. Difensore centrale, Abdul-Hel Al-Amri, poi abbiamo il terzino sinistro, Ashraf Harani, forse campione d'Arabia Saudita dell'Al Hilal. E poi nomi più interessanti ancora, il capitano nel club nazionale, Salman Al-Farahi, a 33 anni, rendimento elevato negli ultimi tempi, si è reso protagonista di prestazioni eccezionali. Ultimi due nominativi, l'ala sinistra, Al-Dawsari, anche lui milita nell'Al-Hilal, e poi l'ultimo nome, l'attaccante 22enne, Firas Al-Buraikan, il CT Renard non ha dubbi sulle potenzialità di questo talento emergente del calcio saudita, tanto da averlo lanciato nazionale a soli 19 anni. I numeri parlano chiaro: ha segnato 11 gol e precede i compagni di squadra Al-Dawsari, che ha fatto 9 gol, e Bahabri, che ne ha fatti 7. La pronuncia non è stata chiaramente delle più, come dire, fluide, però mi perdonerete, ultima squadra, invece una squadra che conosciamo praticamente a menadito. Una delle favorite del mondiale, parliamo dell'Argentina, e io in onore dell'Argentina stasera indosso la maglia di Diego Armando Maradona. Argentina, ranking FIFA numero 3, ha come dire, un 4-2-3-1 come modulo base, Martinez in porta, Mourinho, Otamendi, Moreno, Tagliafico, Paredes, De Paul, poi in assenza di Lo Celso ci sarà forse McAllister, immagino, Di Maria, Messi e Lautaro Martinez, già. Capite quanto può essere ficcante questa nazionale clamorosa, mister Lionel Scaloni. Primo match contro l'Arabia Saudita, quindi un cammino già in discesa potenzialmente per quanto riguarda l'Argentina, poi Argentina contro Messico e Argentina contro Polonia. Pronostico, vittoria finale ci può stare, e quindi una delle candidate. Squadra completissima, riserve top, che dire, ci sono poche cose ancora da dire sull'Argentina perché ha fatto veramente convocazioni importanti, soprattutto nel reparto offensivo si è portato anche Dybala e Nico Gonzalez, che erano ancora un po' acciaccati. Di fatto l'Argentina è alla ricerca del terzo mondiale. La nazionale di Scaloni è reduce da una lunga striscia positiva. Ha vinto la Coppa America nel 21, la finalissima nel 2022 contro l'Italia. La Coppa America è stata importante. La stella di Messi si inserisce in un contesto dal potenziale sicuro e sicuramente le aspettative saranno molto 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 elevate. Dopo la sconfitta di Russia 2018 e l'addio di alcuni protagonisti della formazione che andò vicino al titolo a Brasile 2014, ha, come dire, modificato un po' il suo aspetto. Io credo che Mister Scaloni sia un mister intelligente, ha fatto la trafila anche lui. La stella, chiaramente, è Lionel Messi. Qatar sarà il quinto mondiale per lui e verosimilmente sarà l'ultimo mondiale di Messi. A 35 anni è capace assolutamente di lasciare ancora il segno. Il numero 10 ha adattato il suo gioco per contrastare l'inevitabile trascorrere del tempo, in Qatar potrebbe essere l'asso nella manica dell'Argentina di cui è capitano. Ha vinto finalmente il trofeo con la sua nazionale, ora l'ex Barcellona andrà in cerca del pezzo pregiato per chiudere in maniera eccellente una grandissima carriera. Il nuovo ciclo è iniziato con l'arrivo del CT Scaloni e lo può aiutare sicuramente in questa missione. Non è chiaramente più l'atleta di qualche tempo fa, ma Messi resta ancora un giocatore decisivo. Che può contribuire in termini di gol e assist. Sulla magia del piede sinistro ci sono pochissimi dubbi, talento purissimo, deliziosi calci piazzati, letture del gioco clamorosa, fiuto del gol, senza dimenticare chiaramente i grandi dribbling di sfruttare ogni momento per far esitare gli avversari. Da quasi 20 anni di fatto Messi rappresenta il calcio nella sua massima espressione planetaria e il viaggio in Qatar vorrà colmare questo vuoto mancante ancora nel suo curriculum. Attenzione, giocatori da tenere d'occhio, ce ne sono tantissimi. Nell'Argentina basta solo leggere la formazione. In porta Martinez, direi molto bene, 7-18 come rating SofaScore per lui. Attenzione a De Paul, 7.28. Attenzione a Lautaro Martinez, 7.21. Ovviamente attenzione a Di Maria e Messi, ma attenzione anche a Julian Alvarez. Potrebbe essere un giocatore determinante. È salito alla ribalta con il River Plate, ha aiutato il club di Buenos Aires a conquistare il titolo argentino a suon di gol. Il classe 2000 si è meritato il trasferimento al Manchester City di Pep Guardiola. Si è messo già in evidenza e dà continuità al suo percorso di carriera in forte, forte ascesa. Dice Guardiola di lui: siamo entusiasti di Julian, tutti parlano di Haaland e siamo molto soddisfatti anche di Julian, un giocatore altrettanto straordinario. Ha la giusta dose di umiltà,
È sempre positivo, sa dare tutto per se stesso, ma anche per gli altri. E negli allenamenti si allena molto duramente. Mi piacciono giocatori come lui, è sempre nel vivo dell'azione. Ha un istinto particolare per farsi trovare al posto giusto, nel momento giusto. Ogni volta che prende e si mette in campo tutte le sue qualità, chiaramente sa essere micidiale in zona gol. Alvarez è bravo a creare spazi, mette la palla nei punti di riferimento deboli degli avversari. Insomma, è un giocatore da tenere in forte, forte attenzione. Alvarez può essere il vostro pallino preso a pochissimo prezzo nelle aste con i vostri amici o a prezzo base e chiaramente nel listone, chiaramente l'indiscusso titolare sarà Lautaro Martinez, ma attenzione perché anche Alvarez potrà dire la sua in questo mondiale entusiasmante, speriamo, per l'Argentina. Io vi aspetto presto sul canale, un abbraccio a tutti voi ragazzi, buon fantacalcio a tutti e buon fantamondiale. Ciao ragazzi!